Stavo pensando che ultimamente salti spesse volte le sedute e questo non è un caso, anche perché non è una cosa che hai sempre fatto. Questi 6 anni non ci siamo visti in modo regolare. Abbiamo parlato spesso di tua madre, ma non penso che a questo punto il problema sia sempre questo. Penso che ci siano altre cose che potremmo valutare insieme. Però credo che spetti a te decidere se farlo oppure no. Io non posso costringerti, lo sai. Per cui vorrei che tu ci riflettessi un po' su questa cosa e se ti va, dalla prossima volta iniziamo a lavorare su altro, ad esempio su tuo padre. Un'altra cosa però, prima di lasciarci oggi, che vorrei dirti, perché questa cosa mi preoccupa un po', è che ultimamente il tono del tuo umore è troppo basso, per cui credo che sia utile che io ti cambi la cura. Mi raccomando, i farmaci vanno presi per come io te li prescrivo. E altra cosa fondamentale che sai già, non usare alcol, per favore. Mi ha mandato un messaggio oggi e mi dovrebbe richiamare domani pomeriggio. Ah, bene, mi fa piacere. Ehi, ciao! Ciao Eva! Ciao. Eccolo, direttamente dall'oltretomba. Ciao! Allora, com'è andata oggi? Bene. Si vede proprio, eh? Sei felicissimo! Dai, poi mi racconti, eh? Cosa prendi da bere? Posso prendere niente, è per via delle medicine. Ma dammele a me tutti i soldi a spendere le medicine. Faccio star bene io, invece di spappolarti il cervello con quei troiani. Alessio, per piacere. Stronzo. Continuate a fare quello che stavate facendo. Non ho nessuna intenzione di essere l'argomento principale. Anche per Maloso ora? Te hai il tatto di una ruspa. Ma anche te comunque se fa così, ma ti è successo qualcosa? No, è che non voglio più andare dal dottore. Perché? Perché non starai bene? Lo so. È solo che non voglio raccontargli le mie cose. Perché gli stai nascondendo qualcosa? Nel senso che non basterebbero altri 6 anni per raccontargli tutte le litigate con mio padre. Invece dovresti proprio parlare di questo. Lui magari ti aiuterebbe a farti scivolare le cose. Scivolare le cose. Cambiamo argomento, è meglio, va. È vero, se una cosa ti fa star male dovresti dirgliela. Meglio che a lui. Infatti. No. Prima comunque scherzavo. È il mio modo di spronare, diciamo. Spronare? Parli come mio padre. La gente che non capisce giustifica le boiate che dice con la scusa del voler spronare. Ma tuo padre ti vuole bene, è normale che ti voglia trasmettere la sua forza. La mamma non manca su di te. In più, ormai sono passati 6 anni. E te continui a fare una vita da rinunciatario. Io alla tua età ho già il mondo. Sei intelligente, ma non capisci che comportandoti così fai stare male meglio. E smettila di dire sempre le solite cose. Non sono io che perdo tempo incazzato invece di pensare a aiutare mio padre. Sei il figlio che rovina i genitori. Sta sempre in casa a non fare nulla. E quando invece esci, fai tardi. Se ti vedesse tua madre, si pentirebbe di averti messo al mondo. Ma che pensi? Che il mondo si ferma se ti tieni in broncio? Forse intendi che il mondo è re. Sai fare un sacco di cose. Invece ti limiti a respirare e a lamentarti se poi i tuoi amici del cazzo ti prendono in giro. Fini così mi farei morire. Dammi retta, parlane col dottore. Non sei l'unico a avere problemi in casa. Se ti raccontassi io tutte le volte che discuto con lui in casa,
La scorsa settimana mia madre mi fece due palle così perché non avevo portato fuori la spazzatura. E quando tornai siamo stati mezz'ora a battibeccare e invece era stato mio fratello a dimenticarsi di portarlo al cassonetto. Io ho rifiutato ieri perché avevo da studiare e mia madre voleva che l'accompagnasse ai nonni. Ma tutti abbiamo un motivo per cui stare male. Ma la gente deve rimboccarsi le maniche. Questi non sono problemi. Sì, certo. Solo voi due ne avete. Signora Adams. Finché darà troppa importanza a queste cavolate, non sarai mai forte. E soprattutto continuerai a rimanerci male quando tuo padre tenta di spronarti, come facciamo noi. Prendendo gli psicofarmaci. Prendi qualcosa? Vado di là a prendere le sigarette. Le ho dimenticate in camera. Hai bisogno di una mano? Non ti reggere anche in piedi? Sta tranquillo, non ti preoccupare. Sono abituata a cose peggiori.